l'ospedale unico per la valle, regione, ASL e sindaci hanno firmato il protocollo che avvia l'iter per l'accorpamento di Castelnuovo e Barga. Una governance per lo sviluppo, provincia di Lucca, Camera di Commercio e amministrazioni comunali unite per il futuro tecnologico lucchese. Botta e risposta a Monte Carlo, l'opposizione accusa: avete alzato le tasse, la maggioranza ribatte: non sapete fare i conti. E per lo sport è iniziata oggi pomeriggio la 14esima Jesan Cup per gli under 13 lucchesi, inizio con sconfitta, ma l'importante è esserci. Buonasera, benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Cominciamo con la sanità. Stamani nella sede dell'azienda ASR 2 di Monte San Quirico, importante firma dei sindaci della Piana e della Valle del Serchio per avviare l'iter che porterà alla costruzione di un ospedale unico per l'area della Mediavalle Garfagnana. Un importante passo atteso oramai da tempo. I servizi curati da Marco Baldocchi. Il primo passo verso l'ospedale unico della Valle del Serchio è stato fatto stamani. A dire il vero sarebbe il terzo, visto che in precedenza, il 12 dicembre scorso, la conferenza zonale dei sindaci aveva votato all'unanimità a favore del nuovo ospedale unico e che in febbraio la giunta regionale ne aveva ratificato l'intenzione. È chiaro che è un'azione di programmazione più di medio periodo, che poi forse è quello che noi amministratori dobbiamo fare sempre di più e sempre meglio, che prevederà, come richiesto dai sindaci stessi, la valutazione della costruzione di un unico presidio nella Valle del Serchio e che quindi possa ulteriormente migliorare l'assistenza in quella realtà. Nel documento sottoscritto dall'assessore regionale alla sanità Daniela Scaramuccia, dal direttore generale dell'ASL Antonio D'Urso e dai sindaci dei comuni che fanno parte del territorio di competenza dell'ASL 2 si individuano tutte le azioni necessarie per la fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale da sviluppare alla luce del nuovo piano sanitario e sociale integrato 2012-2015. In pratica i fondi necessari per la nuova edilizia sanitaria di zona deriveranno dalla dismissione, quantomeno di una parte, degli attuali ospedali di Castelnuovo Garfagnana e Barga, con l'indispensabile intervento della Regione Toscana, un accorpamento delle strutture sanitarie che consentirà di ridurre a dismisura i costi di ospedalizzazione nella Valle del Serchio, che ad oggi sono 3-4 volte superiori rispetto a quelli lucchesi. Ne guadagnerà anche il servizio sanitario, in quanto non si verificheranno più situazioni limite, come il trasporto di un paziente da un ospedale all'altro solo per fare un attacco, come accade oggi, ma come è facile immaginare, la strada che porterà alla realizzazione del nuovo nosocomio, che sarà per forza di cose ad alta intensità di cura, non sarà una passeggiata. Ci vorrà, senza troppi giri di parole, molto senso di responsabilità degli amministratori locali, perché se è vero che tutti concordano sull'esigenza dell'ospedale unico, ben altro problema sarà dove collocarlo, visto che né Castelnuovo né tantomeno Barga rispondono ai bisogni. Una discussione che, oltre al dove, tratterà anche del tipo di prestazioni da servire, dei reparti, dei presidi territoriali che dovranno integrare l'offerta sanitaria. Insomma, un mare di situazioni da dirimere e 28 teste da mettere d'accordo, che speriamo non allunghino troppo i tempi di attuazione del progetto, che potrebbe rappresentare un grande vantaggio per tutti i cittadini, perché un ASL 2 che spreca meno risorse può investire nel servizio al cittadino. E stamani a Palazzo Ducale è stata presentata la nuova governance che consentirà alle aziende lucchesi impegnate nell'ambito dell'innovazione e dello sviluppo di poter fare ancora più sistema. Vediamo. Un modello di governo, una vera e propria governance, il cui obiettivo è favorire sinergie e integrazione tra enti e aziende. Questa mattina a Palazzo Ducale si è parlato proprio di questo, di come portare Lucca, città notoriamente legata alla tradizione del territorio, nel futuro. E per farlo gli amministratori locali, assieme alla Camera di Commercio, hanno sottoscritto un accordo che impegna tutti a fare sistema. Ma partiamo dalla fine. Sul territorio provinciale sono stati investiti
o lo saranno 70 milioni di euro per i poli tecnologici, un totale di 8 nuovi centri di ricerca, incubatori di impresa e centri di competenza sui 12 attualmente in sviluppo nell'intera regione. Un'occasione unica per dare nuovo slancio per gli investimenti nella provincia di Lucca. E allora, per riuscire a sfruttare al meglio la nuova opportunità che l'alta tecnologia può dare sul piano del lavoro, la decisione è quella di riuscire a trasmettere un messaggio unico e altamente sinergico per consentire a chi poi effettivamente andrà a occupare nuovi poli tecnologici di uscire sul mercato con la massima penetrazione possibile. Una governance che si svilupperà su tre livelli. La prima è l'assemblea dei soggetti firmatari, composta dalle amministrazioni comunali e provinciali, dalla Camera di Commercio e dalle municipalizzate. Ci sarà poi una sorta di cabina di regia composta dalla provincia di Lucca e dalla Camera di Commercio ed un unico referente verso l'esterno che sarà la provincia di Lucca stessa. Questo perché la scommessa tecnologica lucchese necessita di un sistema che sia il più possibile uniforme per non rischiare di disperdere energia. Ed ora la pagina politica. Piero Angelini ha presentato stamani la lista Governare Lucca, l'altra che lo sostiene è Valore alle Idee, e il programma di governo. 23 pagine in cui l'ex parlamentare elenca le cose da fare, partendo, afferma nella premessa, dalle battaglie politiche di questi anni, dai problemi irrisolti della città. 3. Gli impegni programmatici, lotta per il rispetto delle regole nella pubblica amministrazione, lotta contro la corruzione diffusa nelle istituzioni, lotta alle infiltrazioni illegali nella società civile e nell'economia e sostegno pieno alle imprese e al lavoro lucchese. Volti noti nella lista dei 32 candidati, su tutti l'ex vice sindaco di Viareggio Alberto Benincasa, uscito anzitempo dalla giunta Lunardini. Poi Toni Lazzaroni, noto imprenditore della ristorazione, e Enrico Luchi, presidente della Procif di Lucca ed ex assessore alla sicurezza nel primo mandato di Pietro Fazzi. Poche le donne, appena 4 su 32. Per dare più forza al programma, ha sottolineato Angelini, ho chiesto ed ottenuto che esso venisse controfirmato da tutti i candidati delle liste che mi sostengono, divenendo così una proposta che li vincola politicamente nei confronti dei cittadini e che vuole instaurare, ha concluso il candidato sindaco di Governare Lucca, una sorta di contratto con gli elettori, in modo da assicurare al programma con il loro voto la forza che proviene dalla volontà popolare. E la campagna elettorale di Lucca si fa sempre più movimentata e senza esclusione di colpi. Vediamo perché. Una campagna elettorale in pieno movimento. Chi si sposta in Vespa, Tambellini, chi con il maggiolone Beatles, Favilla, chi a piedi, Angelini, chi col camper, Colombini, e chi, vedi Dinelli, con l'auto elettrica. Una scelta sicuramente ecologica, ma sulla quale nasce un piccolo giallo. Di chi è quella macchina? Lo scorso 24 febbraio una Citroen C0 ecologica è in Piazza del Giglio in una bella foto di gruppo che immortala la consegna dell'auto all'ufficio ambiente del comune in comodato d'uso gratuito. Poi il 2 aprile il candidato sindaco Dinelli si fa fotografare mentre scende da un'auto. Se siete appassionati della settimana enigmistica, provate a notare voi le eventuali differenze. Ma che ormai fra l'assessore ex Pidiellino, tuttora in carica, e il sindaco Favilla sia una guerra di nervi è un fatto evidente. Lunedì Dinelli si reca sul cantiere a Montuolo dove, scrive in una nota del suo comitato elettorale, oggi sono iniziati i lavori per l'estensione della rete idrica. 3 giorni dopo l'ufficio stampa di Palazzo Orsetti ne manda un'altra in cui afferma che oggi sono partiti i lavori per l'estensione dell'acquedotto a Montuolo. Che volete che sia, siamo nel 2012 e non saranno certo 3 o 4 giorni in più o in meno a fare la differenza. Quella, semmai, la potranno fare gli elettori. Insomma, è guerra di nervi per quanto riguarda la campagna elettorale a Lucca e guerra di numeri a Monte Carlo, dopo che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio preventivo. Secondo l'opposizione, il Comune non ha fatto altro che alzare le tasse colpendo i cittadini. La maggioranza risponde: non sapete fare i conti.
Un salasso per i cittadini di Monte Carlo. Secondo il gruppo di opposizione Monte Carlo è bellissima, la giunta Fantozzi è stata costretta a ricorrere a quella che definisce una spremitura fiscale che dipende in larga misura dal disastroso governo di centrodestra che negli ultimi anni ha portato ad un deficit di oltre 1 milione di euro, con aumenti che vanno dal 60% per l'addizionale IRPEF al 140% per l'IMU, la nuova tassa sulla casa che va a sostituire l'ICI. Un attacco durissimo dopo che il Consiglio Comunale di lunedì ha approvato il bilancio preventivo. Secondo la minoranza è difficile uscire dal tunnel perché sul comune gravano molte cause pendenti con il rischio di centinaia di migliaia di euro di risarcimenti. Secca la replica dell'amministrazione. La minoranza cita numeri a caso. In realtà, scrive in una nota, questa amministrazione ha confermato l'aliquota del 5 per 1000 sulla prima casa, insieme al fatto che oltre alla detrazione di legge sull'abitazione principale, ha sempre previsto detrazioni per i nuclei formati da ultra 65 anni, aumentando di anno in anno il limite di reddito degli aventi diritto. Dunque, secondo la Giunta, per la prima casa nulla è cambiato. Per il resto sono stati contenuti gli aumenti per le abitazioni diverse dalla prima e per le altre tipologie, senza contare che molti aumenti sono stati praticamente imposti dal governo in carica. Di fatto, l'amministrazione non accetta che si cerchi di far passare l'immagine di un comune che tassa. Per 10 anni, conclude, abbiamo tenuto tariffe e tasse al minimo, ad esempio per i buoni pasto come per i trasporti scolastici, per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Questa tendenza è stata osservata per tutte le altre voci di imposizione. Cambiamo pagina, il presidente della Conferenza dei Rettori Italiani, Marco Mancini, ha visitato stamattina i locali dell'IMT Alti Studi di Lucca. Ad accoglierlo, oltre al direttore dell'Istituto di Alta Formazione, Fabio Pammolli, anche i docenti di IMT, Alberto Benporard, vice direttore e professore di Sistemi di Controllo, Guido Caldarelli, professore di Fisica Teorica, Andrea Vindigni, professore associato di Economia Politica. Assieme a loro e al dottor Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca, il professor Mancini ha visitato il nuovo campus di IMT nel complesso di San Francesco. La visita del professor Mancini rappresenta un ulteriore segnale di attenzione e di riconoscimento da parte del sistema universitario italiano nei confronti di IMT. La pagina del lavoro dopo la riuscita dello sciopero all'azienda KME Italy, dove si è registrato il fermo totale delle fonderie per l'intera giornata, oggi è stato proclamato un altro sciopero alla RSU Corghi, alla Corghi, da parte dalle rappresentanze sindacali unitarie della Corghi a Pieve Fosciano, uno sciopero di 4 ore con presidio davanti all'entrata dello stabilimento, e per domani sciopero di 2 ore alla Perini con presidio davanti all'entrata dell'azienda. Nella prossima settimana sono previste ulteriori iniziative di mobilitazione con possibilità di cortei e manifestazioni in varie zone della provincia di Lucca. Insomma, la CGIL non molla sul fronte della protesta per la riforma del lavoro appena varata dal governo Monti. Torniamo a Lucca, è stato presentato ufficialmente stamani presso il punto Info Touch in Piazza della Stazione il servizio multimediale per il turista e il cittadino realizzato dal Comune in collaborazione con Versilia Spot di Sergio Bachi. Come ha spiegato l'assessore al turismo Bruni, si tratta di un sistema informativo che sfrutta le potenzialità del web e dei sistemi multimediali interattivi per creare un esclusivo prodotto che garantisca un'efficace informazione turistica. Consiste in una rete di 4 totem installati nei punti di maggiore affluenza turistica: Piazza della Stazione, Lato Mura, Piazzale Verdi all'inizio di Via San Paolino, Porta Elisa e Viale Luporini. La schermata di questi totem consente di conoscere le diverse attività, i servizi e gli eventi presenti sul territorio tramite un'informazione predisposta in 2 lingue, italiano ed inglese, ed attiva 24 ore su 24. Anche il Comune di Lucca annuncia criteri e modalità per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per il 2012. La Giunta ha destinato 250.000 euro quale quota di compartecipazione del Comune ai fondi regionali previsti dalla legge
431 nel 98. I contributi sono destinati alle famiglie che non riescono a far fronte al pagamento del canone. Presto sarà in pubblicazione il bando per partecipare all'assegnazione dei contributi. E l'associazione Don Franco Baroni desidera ringraziare pubblicamente coloro che hanno permesso di realizzare una giornata riuscita, quella di domenica 1 aprile, in occasione del pranzo intitolato Insieme è meglio, presso i locali concessi gentilmente dal gruppo culturale e ricreativo La Sorgente di Guamo. In particolare i volontari dell'associazione Don Franco Baroni ringraziano Alba, Guglielmo, Elisabetta, Vilma, Michela, Tania, Angela, Simone, Federico, Fabrizio e Michael, che si sono impegnati prima, durante e dopo l'evento, delle varie fasi dell'organizzazione. E adesso la pagina della cultura. Luca Museum, da sabato è possibile visitare la mostra di Gianfranco Zappettini dal titolo Paint. Per gli amanti dell'astrattismo, un appuntamento da non perdere. Vediamo. Fino al 27 maggio il Lucca Museum ospiterà la mostra Paint, dedicata a Gianfranco Zappettini, artista fondatore insieme a Wilfried Gaul e al critico Klaus Onef della pittura analitica europea. L'esposizione lucchese esibirà sia una trentina di quadri appartenenti ai famosi bianchi e alle tele sovrapposte del periodo analitico, sia la produzione La trama e l'ordito, serie su cui l'artista ligure sta intessendo la sua attuale riflessione pittorica. L'essenza simbolica di questi quadri, declinati in blu, rosso, grigio nero fino al recentissimo bianco, dimostra una continua ricerca interiore e pittorica dell'artista, volta ad esplorare la possibilità ancora nascosta del linguaggio artistico analitico. La mostra, curata da Maurizio Vanni e Alberto Rigoni e organizzata in collaborazione con la Fondazione Zappettini, consentirà di ammirare anche le opere di altri artisti della stazione analitica italiana e straniera. Per il curatore e direttore del Lucca Museum, Maurizio Vanni, Zappettini cerca l'interazione tra tutti gli elementi che decide di utilizzare sulla tela, creando una sorta di movimento statico, di disturbo tattile, in grado di emancipare con il colore l'essenza dei materiali utilizzati. Presenze sospette alla mostra del Lucca Museum e, al di là delle battute, la pagina sportiva, ma prima la sigla. Bene, cominciamo con il basket. Parliamo volentieri dei ragazzi della Pallacanestro Lucca, perché è iniziata oggi la 14ª edizione della Jesan Cup, il Memorial Danilo Corsi, il torneo di basket giovanile organizzato appunto dalla società lucchese col patrocinio di Comune e Provincia. Vediamo in questo servizio di Marco Baldocchi come è andata la partita che abbiamo seguito per voi. È iniziata oggi pomeriggio la 14ª edizione della Jesan Cup, il torneo di pallacanestro riservato ai giovanissimi under 12 e under 13. La competizione è divisa su due palazzetti, il Pala Tagliate e il Pala Sport di San Concordio, ha visto l'esordio dell'under 13 di Casa Acantea duellare col parietà della Libertas Liburnia Livorno nel match disputato alle ore 15:30 a San Concordio. Per i biancorossi inizio di torneo in salita, con i livornesi che vincono facilmente la gara. Nell'intervallo gara del tiro da tre punti, che ha visto i lucchesi tenere botta con i rivali lavronici, chiudendo con tre bersagli a segno, come per i giovanissimi della Libertas. Nell'altra partita, in contemporanea al Pala Tagliate, il forte progetto Pallacanestro Prato ha sconfitto col netto punteggio di 55-22 gli under 12 della Don Bosco Livorno, ma non spaventino i distacchi negli score finali, perché tra bambini così piccoli la
componente fisica ha un'importanza quasi determinante sulla tecnica, ma come si sa, crescendo il divario fisico può essere colmato. Domattina alle ore 10 al Palatagliate, esordio per la giovanile dei campioni d'Italia in carica, la Menzana Siena, che sfiderà la Stella Azzurra Roma, under 13 lucchese, che potrà rifarsi domani a San Concordio contro Firenze, con inizio alle ore 11.45. Ci sono buone notizie per la Michela Fanini Record Rocks, che ha iniziato la stagione senza raccogliere particolari risultati, ma mettendo in mostra in più di un'occasione alcune sue atlete di punta. In particolare la più continua è stata Valentina Scandolara, la 22enne veneta che vedete nella foto si è piazzata al sesto posto nella volata vinta dalla Bacail al Grand Prix d'Ottignies in Belgio, mentre nella prova di Coppa del Mondo a Cittiglio era finita nel gruppo delle inseguitrici della fuoriclasse olandese Vos. A questo va aggiunta anche la 13esima piazza ottenuta nella classica città di Padova. Da non trascurare neppure le discrete performance della russa Burkenkova, 23 anni, siberiana, spesso con le migliori del panorama internazionale. Prossimo impegno per il team di Brunello Fanini, la durissima Freccia Vallone, in programma a metà mese in Belgio. E questa era la nostra ultima notizia anche per questa sera. Grazie di essere stati con noi. Vi ricordo notizie e servizi sul nostro sito www.diluca.it. Vi auguro una buona serata. Arrivederci.